E Radio Radicale, siamo con Max Civili, che ha realizzato il documentario su Piombino che viene presentato qui alla sala stampa della Camera dei Deputati. Allora, le volevo chiedere, lei che tipo di analisi ha fatto sulla questione del rigassificatore e soprattutto cosa ha trovato che è stato detto nei vostri confronti per motivazioni per le quali poi voi siete stati messi in qualche modo sul banco degli imputati come se foste dei traditori della patria? Ma sì, qui le questioni sono diverse. Innanzitutto c'è il punto di vista dei piombinesi, che praticamente tutti sono contrari al rigassificatore. Lo si è Cioè, visto. anche tutte le forze politiche di Piombino? Esattamente, è trasversale la protesta da Fratelli d'Italia, Rifondazione Comunista, i sindacati USB. Ci sono tutti dentro, ci sono tutti. E il fatto che i media abbiano banalizzato la questione, definendo i piombinesi dei nimby o degli egoisti, credo che sia un po' un affronto alla comunità, una comunità che prima di tutto è preoccupata per quello che riguarda la sicurezza. Mettere un rigassificatore da 180.000 metri cubi di gas liquido nel porto, a poche centinaia di metri dalle case, vicino agli uffici. Ecco, lì partono le navi per l'Elba. Da lì partono le navi per Ogni l'Elba. giorno quante navi passano? Ma sono circa, nel periodo estivo sono tra le 100 e le 120 corse. E durante tutta la stagione, almeno fino a prima del Covid, c'erano tra i 2 milioni e mezzo e i 3 milioni di passeggeri che transitano appunto per il porto di Piombino. È un rischio molto molto grande quello di mettere il rigassificatore lì, ed è penso l'unico caso al mondo, perché è vero che i rigassificatori ce ne sono in porti di tante città europee e internazionali, ma così vicino Alle alla vita, abitazioni al cuore civili. Ho della comunità, no, no, non ce n'è. capito. Vi siete sentiti sotto assedio come, e criminalizzati come popolazione? Innanzitutto io non sono piombinese, però devo dire che ormai sono un acquisito. Devo dire che quello che sono riuscito a captare è una sorta, una serie di attacchi continui dall'inizio di giugno, cioè da quando si sono formati i primi comitati a oggi. L'ultimo è quello sul manifesto affisso a Piombino qualche giorno fa da uno dei comitati, che ha fatto il parallelo tra i vaccini Covid e il rigassificatore. È evidente che la questione è stata strumentalizzata. Qui si tratta di un piccolo gruppo che in qualche maniera ha espresso un'opinione discutibile, ma qui hanno fatto passare per facinorosi terrapiattisti tutti coloro che si oppongono al rigassificatore, e sono tanti. Senta, il sindaco è stato corretto? Ma il sindaco è stato fino a questo punto, io credo, l'esempio più fulgido per la comunità. È stato, credo che abbia mantenuto la stessa linea da giugno, cioè da quando sono iniziate le proteste. Devo dire, lo ha fatto anche sotto fortissime pressioni Senta, di molti tipi. una curiosità, lei quando c'è stata la campagna elettorale stava girando ancora il documentario? Sì. Oh, è venuto qualche leader nazionale, si è fatto vedere qualche leader nazionale, tipo Calenda che è il più, diciamo, acceso, scusi se uso Sì. No, questo, sostenitore del rigassificatore. diciamo che ho raccolto una dichiarazione di Calenda quando è stato in visita a Piombino, però anche la posizione di Calenda, io penso di stigmatizzarla semplicemente per il motivo che Calenda è finanziato tra i suoi finanziatori, tra i finanziatori ha a Romano Minozzi, che fa parte del board di Snam, cioè fa parte Ho della. capito. Io credo che a un certo punto poi, quando si estremizzano le posizioni, come ad esempio ha fatto Calenda parlando di militarizzazione, bisogna andare a vedere che cosa c'è dietro alla fonte, almeno, cioè, chi finanzia le campagne Certo. elettorali e le azioni di diffusione del suo messaggio politico. La ringrazio il regista del documentario su Piombino che si intitola. Il metodo Piombino, l'Italia oltre la legge. Ringrazio il dottor Civili, regista di questo Max documentario. Civili. Max Civili, grazie.